gli allievi del Calcio Sicilia hanno iniziato con due vittorie nelle prime due partite, e questo fine settimana è un 3-0 fuori casa. Come è andata la partita? Una partita regolare, nel senso che noi chiaramente dai nostri ragazzi ci aspettiamo molto di più. Chiaramente non è facile perché ci ritroviamo ad avere un gruppo radicalmente nuovo rispetto a quello che era lo scorso anno. Non fosse altro che rispetto alle sperimentali del calcio dello scorso anno abbiamo in organico 5 o 6 persone. E per il resto una squadra radicalmente nuova. Ci siamo trovati di fronte a una compagine, quella del Pacheco, ben organizzata e giovane, perché era quasi ed esclusivamente una squadra composta dal 2001, e hanno pensato solo a giocare. Hanno giocato, hanno fatto una buona partita e vi ripeto, per quello che ci aspettiamo noi dai nostri ragazzi. Possibilmente abbiamo fatto qualche passo indietro rispetto alla partita, alla prima giornata. Passi indietro sul livello tecnico-tattico, ma non sicuramente a livello di risultati, visto che No, il comunque. risultato no, voi possibilmente perché il tasso tecnico dei nostri ragazzi possibilmente è superiore rispetto a quello del Pacheco, però come ripeto, noi non possiamo guardare alla singola partita, guardiamo un discorso un pochettino più lontano sulla crescita e la formazione dei ragazzi e per cui non ci possiamo fermare a quello che si è visto sabato scorso. Oltre alla crescita, comunque, che resta sempre l'obiettivo primario, quali sono gli obiettivi in questa stagione del Calcio Sicilia? Io posso parlare di quello degli allievi, è inutile in questo momento parlare oltre a quello di cui abbiamo parlato in precedenza, o quello che magari qualcuno potrebbe sentire, vittoria e nient'altro. Noi vorremmo andare di passo in passo per vedere quello che succede. Poi se verranno delle notizie positive, delle situazioni positive, ben vengano, ma in questo momento quello che a noi preme di più è far crescere i ragazzi e poi in prospettiva vedere se ci sono delle condizioni per fare bene.